Una città. Una maglia. Un amore. Grigi nel cuore. Ogni giovedì, ore 21:15, su Telecity 1, canale 111 del digitale terrestre. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Lo sport, in collaborazione con... Dai più valore alla tua casa. Scegli Pegaso, i veri mobili artigianali veneti in legno massiccio. Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili. E in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. A rischio il match di domani fra Alessandria e Zacchena. Le condizioni atmosferiche che questa mattina sono peggiorate renderebbero molto problematica la disputa della gara, non solo per i 22 in campo, ma anche per il pubblico sugli spalti. Dopo la sospensione delle prevendite, si attendono con ansia comunicazioni ufficiali in merito. Il Mokagatta, come vediamo dalle immagini, è stato coperto, ma il regolamento prevede l'obbligo di liberare il campo e spalti dalla neve 48 ore prima del fischio d'inizio. Il termine è trascorso, pertanto si prevede un rinvio. Sarebbe un grosso problema per la squadra, che fra Coppa Italia e campionato sarebbe impegnata in una serie di gare consecutive che non permetterebbero ai ragazzi il dovuto recupero. Di fatto, le date a disposizione per riprogrammare il match con i sardi sarebbero davvero poche. Si parla di martedì 13. Intanto, i ragazzi di Mister Marcolini ieri si sono allenati, ovviamente, non ai campi della Michelin, ma al Cento Grigio. Hanno lavorato regolarmente, cercando anche di recuperare Marconi e Cazzola, sebbene un suo utilizzo con la Zacchena sarebbe alquanto improbabile. Intanto, nella nostra trasmissione Grigi nel cuore, andata in onda ieri sera, Matteo Fissore ha fatto il punto sul campionato. Il sogno è di arrivare il più in alto possibile. Sicuramente sono molto felice di indossare la maglia dell'Alessandria e il mio obiettivo per adesso è di finire al meglio questa stagione, poi dopo il futuro si vedrà. Ma guardate dei video degli avversari? O... Sì, guardiamo dei video delle caratteristiche generali degli avversari, delle palle inattive, della fase offensiva, fase difensiva. Avete studiato qualcosa per Alessio Curcio? 11 gol, ah, sicuramente è una punta di diamante, diciamo. È un ottimo giocatore, quindi bisognerà fare sicuramente attenzione. Intanto, mentre eravamo in onda con il nostro servizio, proprio pochi minuti fa la Lega Pro di Serie C ha ufficializzato la sospensione della partita di calcio fra Alessandria e Arzachena, in programma domani al Mokagatta, per impraticabilità di campo per neve. Non è ancora stata fissata la data del recupero, rinviata per neve anche Monza-Prato e Viterbese-Piacenza. La gara Olbia-Arezzo invece non si gioca per sviluppo sulle vicende societarie del club toscano. Questo era l'ultimo aggiornamento per quanto riguarda il calcio. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci alle prossime edizioni. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Il meteo. In collaborazione con aria, acqua, vento, freddo. Lascia fuori le intemperie e i malintenzionati. Proteggi la tua casa con gli infissi di Gollo Serramenti. Gollo Serramenti. Produzione e vendita finestre in PVC, legno, alluminio, persiane in alluminio e blindate. E per tutto il 2018 ti garantiamo un risparmio del 65%. Vuoi sapere come? 0143 88 29 13.